Maurizio Riva chi è? Maurizio Riva è un falegname di Cantù. È un falegname di Cantù che, vabbè, qui c'è Mattia che mi sente, sono sempre le solite cose che dico, dove io ritengo che ogni persona, questo è un grande messaggio che lascio a chi mi sentirà, ogni persona che nasce, sana deve contribuire a lasciare, della positività quando arriverà il più tardi possibile la dipartita, quindi lasciando un suo segno, lasciando, ecco, però qui ci vuole la passione, ci vuole tanta passione, tanta voglia di fare, non fermarsi mai, ogni tanto sì, si va in crisi, ogni tanto si cammina con, a mio avviso, magari sono io quello sbagliato, però magari sono altre persone sbagliate e bisogna sapere chi c'è sul treno assieme. Chi si viaggia assieme durante questa vita di lavoro, no? Quindi anche questa è una grande fortuna perché poi i caratteri non sono uguali e quindi io direi proprio un pensiero, grande pensiero, che mi raccomando di fare le aziende che non superano mai e mi allargo molto il numero 3. Questo è il discorso. Una cosa Perché che tutti hanno la passione, o tutti sanno dove devono essere, poi ognuno ha le sue, diciamo, negatività e positività, però se uno manca la passione, se uno manca, se deve andare a Milano, non so, alle 8 di sera, deve andare alle 8 di sera, se uno deve fare un lavoro, alzarsi alle 5, deve farlo, se no non faccia l'imprenditore, faccia un altro lavoro, si prepara lì in fabbrica, entra in fabbrica, così almeno gli aprono la fabbrica, poi gliela chiudono gli altri e lui va a casa alle 5, 5 e mezza, quello che è, va a casa con la sua famigliola, tranquilli e beati, e quello. Una persona che la pensa così non è adatto a fare un imprenditore. Non sei di Lumezzane, vero Maurizio? Non Di sono Lumezzane, vero? Non di sei del mio Lumezzane. paese, vero? No, io non sono di Lumezzane, però posso essere peggio di voi, perché Esatto. voi siete molto, molto forti. Diciamo che spesso, ti faccio un esempio tra tutti. Quando io mi sono laureato, mio nonno aveva 80 anni e non è venuto perché doveva lavorare. Vedi? Va visto come sì una negatività, ma anche una positività. Questo è il ragionamento. E tanta gente che non capisce perché la domenica deve andare a lavorare, perché la sera arrivi alle 8, alle 9, alle 10, perché, 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 perché. Il problema è questo. È vero, C'è è vero, è vero. chi vive per lavorare e chi lavora per vivere. E c'è anche molta passione in mezzo, molta, Però molta. senza queste persone non Ah, va da no, nessuna no, no. parte. Sì, Ok. assolutamente. No, no, mio nonno purtroppo mio nonno me l'ha voluto mancare l'anno scorso, me l'ha sempre detto che se non metti passione in quello che fai, è inutile, è inutile. Passione e creatività. Esatto. E poi una cosa che a me è sempre piaciuta di persone come mio nonno, ma anche agli artigiani, chi lavora in metallo, chi lavora con il legno, le mani. Le mani sono una caratteristica incredibile. Beh, basta proprio sentire le mani per capire tutta la loro vita. È qualcosa di incredibile, di Ma incredibile. adesso fare il falegname, sono tutte macchine, controllo numerico, elettroniche, come voi, no? Per Sì. dire, quando forgiavate il ferro, l'acciaio, che cosa? Adesso viene fatto tutto macchina, quindi alla fine si diventa i miei, e lo dico anche, no? Per dire, sì, sono bravi perché sono bravi, io ho una bellissima squadra. Però bisogna, per molare uno scalpello con la mola d'acqua, non è più capace nessuno, perché gli scalpelli, se vado a vedere nei cassetti lo scalpello, cioè, oppure il banco da falegname, vi do un segreto che non è un segreto, è un segreto di Pulcinella. Mio nonno, se vedere martellare il banco da falegname o mettere un chiodo, vedi, così il chiodo glielo tirava fuori e glielo metteva nella testa.
Cioè, se invece poi gli dava, addirittura gli dava il lardo, ogni sei mesi davano il lardo, il famoso lardo al banco, per nutrire il banco. Il banco. Per nutrire, doveva essere pulitissimo, doveva essere bellissimo, i cassetti si dovevano aprire con dentro i suoi ferri, tutti molati e tutto il resto. Adesso, sì, adesso quando uno apre il cassetto, vabbè, vede un casino e basta, finito. Perché alla fine, cioè veramente, anche come è tenuto, no? L'ordine è uguale qualità della vita e del lavoro. Sì, assolutamente, assolutamente vero. Poi io non sono maestro di vita, eh? No, 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 chiaro, però sono quelle cose, madonna, sono quelle cose che io ho sentito per io ho lavorato 10 anni in fabbrica, quindi sono cose che ho sentito continuamente sul metallo, però. Quindi ogni volta o venivi il sabato mattina o era il venerdì verso la chiusura, mettevi a posto tutto. Non ci doveva essere un filo di polvere in terra, altrimenti era un casino. Certo, certo.